Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente Antonio Paoletti della Camera di Commercio della Venezia Giulia per questo invito. Mi dispiace non poter essere presente di persona, ma ci tenevo comunque a partecipare, a portare un saluto a questo evento, al Festival del Cambiamento, e approfitto per appunto salutare anche tutti gli organizzatori e i partecipanti. Vedete, il tema della transizione ecologica con l'obiettivo della decarbonizzazione dell'industria da conseguire entro il 2050 rappresenta una grande sfida che governo, Parlamento, associazioni, imprese, cittadini devono affrontare insieme verso un percorso appunto ambizioso e impegnativo e che sappia anche coniugare soprattutto la tutela ambientale con lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale. Ma vedete, io credo che innovazione, progresso tecnologico finora hanno permesso di scoprire efficienti modelli di economia circolare che consentono di valorizzare i rifiuti, di sviluppare nuove tecnologie per la produzione di energie rinnovabili, di produrre nuovi vettori energetici per abbattere le emissioni, vedi l'idrogeno, e di sperimentare anche soluzioni importanti, efficaci per depurare le acque e renderne il trasporto e il loro riutilizzo, tant'è che appunto anche adesso nel decreto siccità abbiamo inserito la parte dell'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. Come vedete, insomma, è un momento delicato anche per quanto riguarda il tema della siccità e dell'utilizzo consapevole dell'acqua. L'obiettivo comunque della transizione ecologica non è spegnere l'industria, soprattutto l'obiettivo anche di questo ministero e di questo governo, mi sento di dire, ma è quello invece di favorire processi di riconversione e innovazioni che siano capaci di coniugare la crescita economica e l'utilizzo delle risorse disponibili. È necessario quindi per ottenere tutto ciò adottare un approccio basato sulla neutralità tecnologica che consentirà di non discriminare nessuna delle soluzioni alternative, perché tutti gli attori possono quindi condividere gli obiettivi climatici per il nostro paese e la giusta strategia per agganciarli. E questo io lo ritengo fondamentale perché ogni paese ha una sua peculiarità, ogni paese ha una sua industria da adattare e da riconvertire. Per accompagnare infatti le imprese in questo cambio di paradigma dove l'innovazione si fonde con le componenti della transizione sostenibile, è necessario avviare un nuovo piano di politica industriale che valorizzi e incentivi gli investimenti dedicati alla transizione verde e sostenibile, includendo anche gli aspetti, e questo non è fondamentale, gli aspetti della formazione e delle competenze. Perché formazione e competenze devono essere raccontate, spiegate, motivate, affinché possano essere comprese e recepite. L'investimento più prezioso che possiamo fare è quello sulla cultura ambientale. Dobbiamo sensibilizzare ognuno di noi alle necessità e all'opportunità di una transizione giusta, in cui ciascuno di noi può essere il motore del cambiamento. Io sono convinta che la rivoluzione verde non è quella delle vernici con cui imbrattare i palazzi, ma è quella della consapevolezza, della concretezza, è quella dove bisogna dimostrarsi fiduciosi nella scienza e nel progresso. Dobbiamo farci vedere e trovarci aperti alle innovazioni, alla tecnologia, e dobbiamo essere forti per prendere appunto delle scelte di coraggio e scegliere anche le strade più promettenti per il futuro,
accompagnare questa transizione senza lasciare indietro nessuno, per avviare una vera fase di sviluppo sostenibile. E quindi con questo breve messaggio io vi lascio e vi auguro una buona prosecuzione di giornata. Grazie a voi.